Ciao a tutti, eccomi tornata finalmente. Voi vi direte dove sono finita? Ecco, allora, ero impegnata a fare dei lavori all'uncinetto, per cui mi sono persa via un po' di tempo. Perché comunque l'uncinetto è molto lento e lungo. Allora, questi sono dei lavoretti che ho fatto ultimamente. Qua c'è una borsa in juta con la copertura che ho fatto e devo finire. Qua sto finendo con le apposite targhette fatte a mano dei lavoretti. Questo qua è un regalo per una mia collega che è anche una mia parente alla lontana che avrà la sua prima bimba a gennaio e quindi ho deciso di farle un pensiero già che avevo del filato adatto per i bambini. No peeling, che quindi non fa i pallini, non fa niente, si lavora abbastanza bene. Ho usato un uncinetto per alcune cose del 5 e per altre del 4 per queste lavorazioni. Allora, per prima cosa ho fatto il cappellino. Ho avuto un'idea, l'ho presa da internet, ovviamente è questo rosa molto chiaro e l'ho fatto con questi punti palloncini. Poi mi sono inventata io un bordino fatto di tre punti alti in un punto, in modo tale da fare una lavorazione carina. E questo cappellino dovrebbe andare bene per una bimba 0-3 mesi. Poi dipende ovviamente com'è, è abbastanza elastico, cioè morbido, quindi va bene. Poi ho deciso di farci questo qua, il pallino sopra, che adesso non mi viene il nome. Pompon, ecco, e gliel'ho applicato. Mi piaceva l'idea anche, siccome non ho avuto maschi, cioè ho avuto solo maschi, non ho avuto femmine, mi è sempre piaciuto vedere le bambine con questa cosa qua in testa, quando sono piccoline, che hanno tre capelli in croce. E allora gliene ho creata una. Ovviamente qua dietro non ho fatto le palline perché avevo paura che le dessero fastidio. Il cappellino magari in piedi, vabbè, ma questa qua magari è sdraiata nella culla e quindi pensavo che avrebbero potuto darle fastidio alla testolina fatta dietro quando ti appoggi, anche se sono molto morbide. Mi dava un'idea così, ho pensato a questo e quindi dietro non le ho fatte. Qua c'è la giuntura, un po' si vede. E qua ci sono le palline che mi piacciono tanto, bubble, punto bubble. Poi ho fatto la coperta, questa copertina, questo qua il dietro. Mi piace molto come è venuto perché il dietro è fatto con questo punto qua quasi non si nota, cioè qua ovviamente si nota dove c'è il punto bubble, però il punto è tutto bello liscio, lineare. E poi ci ho fatto questo bordino qua, mi piace tanto. Anche perché è il primo lavoro che faccio così, dovrò farne altri per un'associazione, ma questo, vabbè, è diciamo il mio primo lavoro completo. E poi ho pensato di farci la sciarpina, sempre con il punto bubble, questo è dietro, questo è davanti, sul finale due, una sciarpina che si accosta ovviamente in tinta con questi, ovviamente solo alla copertina poi aggiungerò questo qua che ho preso su Amazon fatto a mano. Lo metterò adesso, vedrò dove metterlo. E poi ovviamente il bigliettino che ho fatto io con scritto fatto a mano per te e con dietro le istruzioni di lavaggio. Comunque ho infilato lana acrilico adatto per i bambini, è lavabile a 30 gradi a mano in lavatrice. Ok, e questo qua poi glielo attaccherò dopo e lo staccheranno. Vi faccio vedere come l'ho attaccato su questa, sempre un'altra copertina, sempre fatta, cambia il bordo, in questo caso ho fatto un altro tipo di bordo molto più delicato. Cioè questo qua me lo sono inventato al momento e sinceramente non mi ricordo nemmeno, credo di aver fatto tre punti in una catenella, un punto bassissimo, tre punti nella catenella successiva, qualcosa del genere. Non so, adesso un po' che le ho fatte.
sono i miei lavori notturni, diciamo. Questa è un po' più grandina, è rossa, sempre lo stesso filato, no peeling, sempre adatto per i bambini, e anche questa gliela regalo. E ho detto, vabbè, questa qua te la regalo per te a Natale, la metti sulla pancina, visto che una bambina nasce a gennaio, almeno c'è il suo. E qua è come ho attaccato il fatto a mano e il bigliettino con scritto come lavarlo. E questo è stato tutto un lavoraccio che ho fatto, dico lavoraccio perché ci ho impiegato parecchio tempo. Altro discorso invece è stata questa borsa che faccio su commissione, vedete benissimo il manico in bambù, solo la borsa così di Utah mi è costata 20 euro, ovviamente questo è un lavoro su commissione, adesso le ho messo dentro del filato per darle la forma, non è grandissima, quindi è una misura giusta, le applicherò qua un magnete, un bottone magnetico, così sta chiusa. E poi le attaccherò qua, nella parte un po' più resistente, due anelli per poterci eventualmente agganciare una tracolla mettendo i manici all'interno. Comunque il bottone magnetico lo applico qua, qua si chiude e poi da qua e da qua potrà agganciare la tracolla. L'interno non voglio foderarlo perché è plastificato, quindi non prende acqua. E mi piace così, poi se la signora vorrà metterci dentro qualche bustino o qualcosa, però diciamo comunque si chiuderà e qua potrà metterci la tracolla, starà bene, abbastanza leggera, resistente e sinceramente molto bella già anche così. Soprattutto sono molto belli questi manici in bambù, non per niente la borsa costa, c'è una differenza notevole tra questa e delle altre. Ad esempio sono stata a Roma e ho preso questa qua costa, è più grande e costa molto di meno, però già si vede la differenza, il manico non è per niente in bambù, è solo un semplice manico di corda, non so se si riesce, perché non me la mette a fuoco, vabbè, torniamo a questo. Vabbè, comunque passiamo. Questa qua è un po' più grande, poi ne ho una un po' più piccolina che voglio regalare alla mia amica. Allora, toglierò questa cosa qui. Questa c'era anche su questa borsa. Infatti adesso devo stare bene. Dovrò scaldarla un attimino col phon per poi staccare bene questa colla qua. Vedete, più o meno un disegno che potrebbe esserci sulle borse Why Not, vacanze romane. Questa infatti io non voglio ricoprirla come questa tutta, voglio ricoprire solo il dietro con un colore così. Adesso non so se usare questo di cotone o usare un filato sempre acrilico lana e fare del granny solo qua dietro, perché ne ho viste fatte in internet con il rombo grande e basta, applicato, e magari qualcosa ai manici per abbellirli, perché sinceramente così non mi piacciono. Questa, la cosa bella di questa borsa è che ha la chiusura, ok, e quindi è un po' più sicura, però anche qua adesso, vabbè, grandi i manici dovrebbero stare anche a spalla, scusate, provo, ciao, ecco qua, non so se riuscite a vedere, stanno anche a spalla. Quindi non metto, penso che non metterò, spero si sia visto, a questa borsa per i gancetti per metterla a tracolla. Quindi farò solo una lavorazione qua dietro. E anche questa ho notato che è dentro antipioggia, quindi vabbè che la borsa aiuta, sinceramente penso che se si bagni puzzi come si puzzavano le Spadrillos quando le lavavi. Perché più o meno questo materiale qua naturale, però ha un bellissimo odore, c'ha proprio il suo odore caratteristico. E dicevo, mi ricorda molto quello di Why Not, della linea Why Not. Quindi voglio togliere bene questo, ce l'ha sempre qua, adesso non lo trovo più, ecco, questo. Ovviamente l'ho comprato a Roma Termini, vicino ai treni, e qui alla stazione dei treni, quindi probabilmente era per gli stranieri. Io questo sinceramente non me ne frega niente, l'ho staccato
qua con il phon caldo andrò a sciogliere la colla, a staccarla meglio, e poi ho detto lavorerò solo dietro. Stessa roba voglio fare per questa qua piccolina, quindi staccherò l'adesivo, ci farò delle piccole lavorazioni magari qua in alto sul bordo e qua dietro e basta, perché comunque mi piace il disegno e anche l'idea delle vacanze romane. Poi sempre a Roma ho preso anche un'altra cosina, che è questa borsettina qua, e mi piace un sacco la borsettina piccola, così per, non so, metterci dentro due o tre cose quando devi uscire di volata e non hai voglia, scusate, di portarti dietro la borsa grande. Ha tre scomparti alla tracollina, che sinceramente a me non piace per nulla questa tracollina qua, quindi volevo modificarla con qualcos'altro e adesso devo pensare se fare un manico, sì, forse magari anche con questo all'uncinetto, specie di spighetta romana doppia, e fare su, farlo così, così è più elegante, perché mi piace, così era molto carina. Sul dorato, in effetti l'hardware dorato non è che mi faccia impazzire, però vabbè, era così. Poi, cioè, nel senso, c'erano anche con l'hardware acciaio, a me non piaceva tanto, quindi preferisco il dorato. Tornando a questa qua che ho fa sto facendo su commissione, quello che ho fatto è stare a preparare 1, 2, 3, 4, 5 parti con delle mattonelle granny, 4 sul frontale, 4 l'altro frontale o retro, ma tanto sono fatte belle uguali, quindi davanti e dietro non c'è. 2 sul laterale, un laterale di qua, un laterale di qua, e una base che ovviamente ho fatto in tinta unita, in quanto comunque ci stava. Non è che mi metto a fare le mattonelle, anche perché sinceramente poi con le mattonelle anche sul fondo diventa pesante. Si poteva fare anche con i laterali in tinta unita, per renderla un po' più leggera. Invece fatta così, poi sto facendo un bordino sopra, così giusto per, che se vedete qua è un po' più alto, quindi io vorrei arrivare a fare il bordino che copra leggermente lo spazio delle maniglie. Mi piacciono un sacco queste maniglie, veramente sono stupende, tant'è che ne ho presa un'altra per me, perché mi piace troppo. Poi è venuta troppo bene, cioè la prima volta che faccio una cosa così, è veramente la prima volta, e inserita dentro poi sarà tutta da fissare con il filo quello da pesca, sta veramente bene. L'ho già l'ho fatta vedere anche a mio marito, mi ha detto cavolo che lavoraccio, che c'è dietro tutto un lavoro, il lavoro è enorme quello che c'è dietro, perché non è tanto per fare le mattonelle tutto, ma proprio per le misure, per il calcolo di tutte le misure. Essendo poi il mio primo lavoro, giustamente, qua ovviamente i fili sono ancora tutti da sistemare, essendo il mio primo lavoro, ovviamente ho dovuto faticare tanto per farmi lo schema, perché doveva corrispondere tutto al millimetro, cioè la dimensione della base con la dimensione del frontale, del dietro e dei laterali. Dovevano essere tutti poi alla stessa altezza, finire tutti uguali, e lavorando comunque con una mano, vedete qua le giunture tra le parti, il lavoro lo devo fare bene, sono troppo pignola con me stessa, non veramente non mi do tregua, devo essere sincera, ho lavorato molto anche di notte, magari ad altre persone è più facile questa organizzazione, quindi gli riesce meglio il lavoro, ci mettono meno tempo. Io purtroppo devo faticare di più perché non ho una mente organizzata, quindi devo faticare per organizzarla. Mi è piaciuto mischiare tutti questi colori. Vedete, non è proprio uguale, qua sono azzurrino, arancione, rosso. E qua azzurrino, giallo e rosso, ma è fatto apposta, perché qua invece l'ho fatto simile, cioè con tutta la banda azzurrina, proprio perché volevo fare un lavoro che si capisse che era fatto a mano,
ma non fatto a mano nel senso che brutto, fatto a mano artigianale di una volta, ecco, l'idea era quella. E niente, quindi sono presa con tutti questi lavori qua, perché ne ho anche in mente altri, però devo portarli a termine uno alla volta e fatto bene, o magari mentre sto concludendo questo ne posso iniziare un altro. Giusto per passare da un lavoro ad un altro per non stancarmi troppo, ma devo lavorare, devo fare e mi occupa tanto tempo. Per cui, sinceramente, quando torno a casa prima di andare a lavorare, a volte la notte, questo è il mio impegno. E in effetti l'avrete notato che non ho girato altri video. Va bene, allora non spaventatevi. Vedere la mia faccia, non sono né truccata né niente. Adesso mi metterò a finire questi lavori. Come vi ho detto, devo completare la copertina rosa mettendo il fatto a mano, e anche alla borsa avrà il suo gancettino fatto a mano e i particolari che ci devo mettere. E questo è quanto. Spero che questo video mi sia piaciuto, sia stato interessante, e vi ricordo che io uncinetto l'ho imparato su YouTube, quello che ho imparato su YouTube, quindi il mondo di YouTube offre tante opportunità per chi ha voglia anche di fare qualcosa di utile. Non sono solo video per passare il tempo e basta, ma anche video utili e costruttivi. Spero di non avervi annoiato troppo. Buona giornata. Ciao, un bacio.